Allora, ciao a tutti, facciamo questa recensione in controluce perché non ho voglia di spostarmi e sono in Francia in questo momento a lavorare a Disney come mi capita negli ultimi 6 anni più o meno, dal 2011, ma bando alle ciance, oggi parliamo di un disco che è uscito lo scorso 20 ottobre ed è un disco speciale, abbastanza speciale perché stiamo parlando del disco di Niall Horan, il primo disco di Niall Horan degli One Direction, un disco intitolato Flicker. Allora, non sarà una recensione molto lunga, nel senso che di fatto non ho tantissime cose da dire. Di solito ho molto più da dire quando ci sono dei pezzi molto forti all'interno di un disco che hanno un loro carattere, una loro personalità. Vorrei fare un commento generale, come sempre, guarderò un po' di notifiche. Guarderò un po' di info sui titoli delle canzoni su Spotify, per un motivo molto semplice, perché è un disco che a me è piaciuto, nel senso che è un disco molto piacevole, molto godibile. Niall Horan l'ho visto al vivo al One Love Manchester ed è veramente molto molto bravo. Il primo singolo di questa nuova, anzi prima era discografica di Niall Horan, si intitola This Town, è uscito ormai diverso tempo fa, di fatto è uscito 2016 è uscito. Oddio, non vorrei fare una gaffe, mi pare di sì. Se non è uscito nel 2016, comunque è uscito nei primi mesi del 2017. In ogni caso, è stato il primo singolo con cui Niall Horan ha deciso di fare il suo debutto discografico tutto da solo fuori dagli One Direction, e devo dire che ci ha stupito, ci ha piacevolmente stupito, nel senso che è una canzone molto bella, molto intensa, anche molto, molto particolare anche come testo, ed è sicuramente un primo singolo di grande impatto emotivo e un ottimo inizio. Successivamente Niall ci ha stupito ulteriormente, anche se non ci ha, almeno personalmente non mi ha fatto, diciamo, strappare i capelli con il secondo singolo, che è Slow Hands, e successivamente, appunto, una volta iniziato il tour mondiale, Niall ha presentato il terzo estratto che si chiama Too Much to Ask. Perché dicevo che non ho tantissimo da dire su questo disco? Perché, come dicevo, è un disco godibile, però dal mio personale punto di vista non ha una personalità straordinariamente definita, cioè sono 13 canzoni piacevoli, scorrevoli, che si lasciano ascoltare, che sono belle da ascoltare soprattutto d'inverno, appunto, perché sono tutte molto influenzate dal folk e da un pop rock d'autore, che sicuramente è valido, ma dal mio punto di vista ci sono poche canzoni che veramente ti fanno dire wow, questa canzone è una figata, questa canzone mi ha colpito, mi ha emozionato. Mi piace personalmente molto il primo pezzo del disco, che è On the Loose, solo che questo tipo di stile poi si ripete quasi all'infinito per tutto l'album. Sono tutte canzoni melodiche, acustiche, voce, chitarra, con questi appunto risvolti leggermente folk. È un pop rock, come dicevo prima, piacevole, però ripeto, niente di straordinariamente né originale né tantomeno di impatto. Niall Horan si è, se non sbaglio, scritto tutte le canzoni, e questo sicuramente va a suo favore. Niall Horan sa cantare, questo sicuramente va a suo favore. Un'altra cosa molto, molto positiva, appunto, che si sia finalmente slegato, come d'altra parte hanno fatto gli altri suoi colleghi, dallo stile candy pop banalotto degli One Direction, però probabilmente non è riuscito a fare qualcosa di straordinariamente incredibile. Un lavoro molto migliore è stato fatto, per esempio, da Harry Styles, che ha preso qua e là degli spunti, come per esempio David Bowie o Bon Iver, e li ha fatti suoi. E ha creato un disco che si ricalca un po' questo stile, che si ispira a qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che erano gli One Direction, ma allo stesso tempo è riuscito a farlo suo ed ha fatto qualcosa di estremamente originale e molto particolare. Il disco di Harry è molto più sperimentale rispetto a quello di Niall, che ripeto è molto standard. È un disco, ripeto, scorrevole, piacevole, estremamente
orecchiabile anche da certi punti di vista, però non è appunto un disco che ti faccia dire alla fine dell'ascolto wow, questa canzone, wow, che album incredibile, wow, che interprete estremamente appunto originale. È una cosa che diciamo Naya l'ha fatto, si merita sicuramente il favore della critica, il favore del pubblico, perché appunto ha fatto un buon lavoro, ma dal mio personalissimo punto di vista, eccezione fatta forse per This Town, il resto è skippabile, se mi passate il termine. Questa è la mia recensione di Flickr di Nelly Lauren. Voi fatemi sapere cosa ne pensate su Facebook, mi trovate come Zemuro Reloaded, su Twitter come Zemuro, su Instagram come Zemuro. Iscrivetevi al canale se volete altre recensioni e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di questa. E basta, direi che ci vediamo alla prossima. Ciao, 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 ciao. Anche con la... No, non so se è contro luce o meno. Vabbè, ciao, 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 ciao.